Le notizie del TG Ora. Durante un blitz a Napoli nel quartiere di Milano, i carabinieri hanno scoperto un arsenale della camorra nascosto dentro un'auto parcheggiata tra le altre. In particolare all'interno di una vettura parcheggiata nei pressi di un insediamento di edilizia popolare, i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato 3 Kalashnikov, un fucile a pompa rubato in un'abitazione, 2 mitragliette, una carabina calibro 44 rubata e 464 cartucce anche per armi di altro calibro. L'arsenale era stato creato nel vano sotto i sedili posteriori di quella che a prima vista sembrava essere una Lancia Y in stato di abbandono. In realtà la macchina era stata adattata a nascondiglio da cui poter all'occorrenza prelevare rapidamente le armi. Durante le perquisizioni per blocchi di edifici svolte con il supporto dei vigili del fuoco sono state rimosse porte di ferro e cancellate abusive, oltre una di queste nell'abitazione dove due coniugi gestivano un mini market. Ai due sono stati sequestrati 3.756 pacchetti di sigarette di contrabbando che vendevano sotto banco. La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è stata tratta in arresto. Sulle armi verranno effettuati esami balistici. È un'intimidazione camorristica a tutti gli effetti, si è consumata ieri a Qualiano, dove ci sono stati spari durante il comizio di uno dei candidati a sindaco, si tratta di De Leonardis. Solo per un caso non è finito in tragedia, Piazza Rosselli era infatti piena di supporters dell'esponente di centrodestra. Per fortuna nessuno si è accorto di nulla e sono state evitate scene di panico. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto e hanno messo in sicurezza la zona. Secondo i militari dell'arma, i banditi volevano intimidire i commercianti della cittadina per intimarli a pagare la rata estiva. Il comizio elettorale non c'entrerebbe quindi nulla, forse solo un pretesto per fare l'umore. E intanto i carabinieri hanno acquisito le macchine degli apparati di videosorveglianza della zona. Pure io ci sono. Incidente grave la scorsa notte a Napoli, 4 ragazzi a bordo di un'auto sono precipitati in Villa Russo, un parco privato di via Posillipo, dopo aver sfondato la ringhiera di un piccolo belvedere. La vettura, forse a causa della forte velocità, stava percorrendo via Posillipo in salita quando, per cause ancora ignote, è finita contro la ringhiera che non ha retto e si è piegata sotto il peso dell'auto. Il volo della macchina è stato attutito dagli alberi del parco. I 4 occupanti, 2 donne e 2 uomini, sono stati estratti vivi e portati in ospedale in gravi condizioni. Ha agito impugnando un'accetta, ha ferito alla testa il direttore e poi è fuggito. Il rapinatore, che questa mattina, poco dopo le 8, ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Trento La Ducenta, in provincia di Caserta, in via Circunvalazione, ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine in tutta la provincia di Caserta. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, la polizia del commissariato di Aversa e del posto fisso di Casa Pesenna. Alcuni cittadini della zona e un negoziante nei pressi della posta hanno rincorso il rapinatore fra le viuzze del rione per evitarne la fuga, senza però riuscirci. Ed emergono i primi chiarimenti sull'incidente accaduto domenica scorsa sulla nave Atlas nel porto di Napoli, in partenza per Palermo, dove ha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita gravemente una donna. C'è stato un clamoroso errore della sistemazione del ponte interno alla nave, quello che solitamente ospita le auto sull'anello superiore. Qualcuno ha dimenticato di piazzare una ringhiera alla fine del ponte, provocando un volo di qualche metro dell'auto. Un volo che ha ucciso un cittadino indonesiano ed ha ferito gravemente la sua compagna. Al momento sono 5 gli indagati, alla luce di quanto emerge dagli avvisi di garanzia che sono stati notificati in questi giorni. E all'esito delle risultanze di un'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica, il sequestro preventivo per equivalente di beni e somme di denaro per oltre 100.000 euro nei confronti di una sedicente maga di Capaccio Pestum e dei suoi familiari. La donna aveva convinto una persona a farsi consegnare denaro in buona fede per togliere malocchi e altri fenomeni paranormali. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Bene, di 30 luglio.